Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Milan Inside. Oggi ragazzi, analisi e pagelle di Roma Milan 1-2. Ma prima di cominciare ragazzi, vi chiedo di lasciare gentilmente un like al video, iscrizione al canale e attivazione della campanellina. In descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside e vi ricordo il sito www.acmilaninside.com. Allora ragazzi, analisi più pagelle, partiamo dall'analisi e poi andiamo a dare i numeri. Allora, analisi, partiamo da fatto che il Milan ha ottenuto ieri una vittoria col gioco, soprattutto nel primo tempo, dove la Roma dopo una sfuriata iniziale con Pellegrini, difatti non ha più impensierito il Milan fino almeno ad un episodio del quale parleremo dopo. Milan che ha amministrato, gestito col gioco creando occasioni e concretizzando il vantaggio con una punizione di Ibra al 25esimo più o meno, nato da un fallo su Leao. Ibra ha fatto un gol di astuzia, di intelligenza, con un mezzo errore di Rui Patricio, 0-1, e il primo tempo finisce così. Secondo tempo c'è un episodio, c'è un fallo su Ibra su ripartenza di Teo, fallo che viene giudicato dall'arbitro Maresca da rigore, rivisto al VAR, inizialmente sembrava non esserci. Salvo poi, con la revisione al VAR, vedere che Ibañez, prima di toccare il pallone, con la gamba sinistra va effettivamente a toccare le gambe di Ibra, oltre in aggiunta alla spinta che effettivamente c'era stata. È un rigore che si può fischiare o no, un po' al limite, l'arbitro ha giudicato tale, che si presenta sul dischetto, spiazza Rui Patricio e fa 0-2. Al 53esimo, al 66esimo c'è l'episodio che svolta la partita. Teo già ammonito, si fa ammonire per la seconda volta per un fallo su Pellegrini. C'è un ma però, c'è un ma, virgola. Precedentemente c'era un fallo su Krunic, non fischiato dall'arbitro, dal quale fallo mancato è scaturita l'azione della Roma che ha portato al secondo giallo di Teo, che salterà il derby purtroppo, salterà il derby, ma prima di pensare al derby Milan doveva chiudere la partita con la Roma e da qui si apre un'altra partita con il Milan che si schiaccia e la Roma che attacca. Il primo tiro in porta della Roma arriva al 70 72esimo con un tiro fiacco di Sharawi. È vero che da lì la Roma fa praticamente un assalto a fortapasce con continui tiri. E il primo tiro importante arriva nel tempo di recupero con Mancini, dove Tatarusano fa una bella parata. Da lì poi scaturisce l'1-2 e l'ultima parata importante di Tatarusano su Carlos Perez. Ci poteva essere un episodio dubbio con un fallo di Kier su Pellegrini, ma non è stato praticamente analizzato, chiamato in causa, se non poi nel post partita, dove dicevano che potesse esserci un fallo. Ma tant'è. Io godo, sono contento nel vedere soprattutto Mourinho che io non rispondo, io non parlo, non voglio essere squalificato. Complimenti a Milo e non so che altro dire. E se ne va così. Qua godo, direbbe qualcun altro, godo come un riccio appena nato. Va bene, scherzi a parte, passiamo ai numeri, che sono sempre difficili da dare. A tant'è. Tatarusano 6 e mezzo, secondo me.
praticamente non chiamato in causa fino al, come abbiamo detto poco fa, fino al 70esimo, compie prima delle parate abbastanza semplici, salvo poi salire in cattedra verso la fine con due interventi importanti su Mancini e Carles Perez, nulla può sul gol subito, ma tant'è, ci aiuta a vincere questa partita. Quindi Tatarusano 6 e mezzo, Calabria 6 più. Calabria che costituisce con Selemakers un binario che funziona perfettamente, perché entrambi, infatti poi il voto di Selemakers sarà identico, un piccolo anticipo, perché sanno benissimo quando accorciare, quando scambiare, quando allungarsi, palla lunga, palla dentro. Palla anche indietro per ricominciare l'azione. L'aggiunta per Calabria è che in fase difensiva ha praticamente annullato Mkhitaryan che agiva dalle sue parti e quindi 6 più per Calabria. Kjær ieri non mi è piaciuto. Sto scherzando. Kjær voto 8. 8 voto di Kjær. Non ha sbagliato niente. Anticipi. Letture difensive, recuperi, impostazione dal basso, non ha sbagliato niente. Partita perfetta di Simon Kjær, leader assoluto difensivo del Milan. Richiamava anche lì gli amici, i compagni per giocare. Perfetto Kjær, voto 8. Tomori, insieme a Kjær, vince il duello su Abraham, sul suo amico Abraham, commette un solo errore di lettura su un rimpallo strano della palla nel primo tempo, dove si fa scavalcare in maniera abbastanza ingenua, salvo poi, comunque sia, procedere la partita in maniera lineare. Presenziando l'area di difesa in maniera buona. Il mio voto per Tomori è 6 e mezzo. Teo, l'unica insufficienza di fatto del Milan, non aveva nemmeno cominciato male, considerato che veniva dal Covid, considerato che aveva Zaniolo, aveva anche fatto la sgroppata e l'assist che aveva portato al rigore. Non aveva fatto manco male, se non fosse per l'ingenuità del secondo giallo, perché ha messo a rischio non solo la partita di ieri, ma compromette in un certo senso, in quanto mancherà, la partita contro la Roma, contro l'Inter, perdonatemi, il derby contro l'Inter. Solo immaginare Ballo Touré, oddio mio, che ieri ha giocato 20 minuti, ha fatto più danni che danni. Oddio mio. Vabbè, comunque, purtroppo per Teo voto 5. Bennacer voto 6 e mezzo. Tra lui e Kessié, di solito ci si aspetta che sia lui un attimino a impostare di più. Invece ieri Pioli l'ha impostata che sì, fosse quello che si doveva abbassare. Bennacer giocava un po' più avanti, in verticale. Ho provato anche una o due conclusioni. Ha fraseggiato bene recuperando spesso palla in zona offensiva e quindi voto 6 e mezzo per Bennacer. Che sì, ieri partita, mi verrebbe da dire del solito che sì. Recupera palloni, gestisce, si fa fare falli, segna sul rigore. C'è sempre purtroppo quella pecca del rinnovo, vedremo come andrà a finire, ma al momento che sia imprescindibile, voto 7. Selemakers, ho detto prima, insieme a Calabria 6 più. Krunic non sarà mai un migliore in campo, ma non sarà nemmeno mai il peggiore, perché comunque sia si sbatte. Ha dato anche un buon pallone a Ibra sulla prima occasione, fa tanto lavoro oscuro, aiuta spesso i due mediani. Voto
6 più anche per Krunic. Leao voto 6 e mezzo, le solite accelerate, si fa fare, subisce, guadagna i falli utili per punizioni importanti come quella di Ibra. Peccato che gli viene annullato un gol bellissimo. E poi secondo tempo, tra l'espulsione, le energie che stavano cominciando a finire e tutto, praticamente non si è visto, ma c'è poco da recriminare, insomma. 6 e mezzo per Leao. Ibra voto 7 e mezzo. 7 e mezzo perché è un leader, e rispetto a Bologna, dove praticamente aveva giocato da fermo, ieri molto più presente, ieri molto più centrato nella partita, è venuto a giocare molto fuori, aveva fatto anche il secondo, purtroppo che fosse fuori gioco, il suo gol è da astuzia e poi tecnica, perché comunque sia, mettere il pallone lì è di astuzia. Per quanto riguarda i sostituti, Ballo Touré al momento non va, si fa, me lo ricordo coinvolto in 3-4 azioni dove non è azzeccata una. Campo aperto per un contropiede, fa fallo su Mancini, se non ricordo male, gettando alle ortiche un contropiede pericoloso. Si fa saltare addosso da Zaniolo sul salvataggio sulla linea di Kier, su un colpo di testa di Zaniolo. Su un cross di Pellegrini, aveva il braccio attaccato, è sempre lui a stare là. Mi dispiace, ma 5 più giusto perché è peggiore in campo è Teo, altrimenti. Giroud, poveretto, non che potesse fare più di tanto, ha provato a tenere qualche pallone, ma brancolava da solo nel buio, il Milan pensava esclusivamente a difendersi, poco ha potuto, sei, mi verrebbe da dire, politico. E così come sei politico a Tonali, Bakayoko e Romagnoli, politico nel senso che non ci sono stati né particolari cose positive né errori madornali, hanno gestito, hanno difeso. Sandro, forse gli do il punto in più perché ha avuto il merito di interrompere e guadagnare fallo sull'ultima azione della Roma, che poi è finita la partita. Questo è tanto, ragazzi, scrivete nei commenti se siete d'accordo, sì o no, eventualmente date anche i vostri voti. Criticate in maniera costruttiva anche i miei, ci sta, è giusto che abbiamo un confronto. Io vi ringrazio, ragazzi, vi ricordo gentilmente il like, iscrizione, campanellina, in descrizione tutti i profili social, i link dei profili social di Milan Inside, e vi ricordo il sito www.acmilaninside.com. Io vi saluto, ragazzi, ci vediamo alla prossima, sempre Forza Milan. Primi, siamo ancora primi.